americani da Londra, perché a Londra, come ben sapete, sta capitando qualcosa di strano. La curva si rialza, i contagi riaumentano e questa cosa mette in allarme ovviamente tutto il mondo, perché pare sia la variante indiana. E quindi, dato che Londra è sempre stata un po' un laboratorio rispetto a Londra, Inghilterra, rispetto a quello che poi accade da noi, è interessante capire, secondo la dottoressa, che per me è molto importante la dottoressa, perché è una che sta sul territorio, no? Lei sta in un ambulatorio, tutti i giorni vede i pazienti, vede i malati, ha fatto i vaccini, quindi che sta capitando a Londra, dottoressa Emiliani? Grazie di essere con noi. Buongiorno. Londra poco come variante, solo in un quartiere, che è quello, diciamo, dove ci sono più assembramento di asiatici. A nord dell'Inghilterra, indiana, no? Non sappiamo se è Pakistan, Bangladesh e tutto quanto. Dove grossa, si parla di terza ondata, è al nord, a Bolton e dall'altra parte Blackburn, eccetera, dove ci sono oltre 540 malati su 100.000 abitanti, quindi l'RT molto alto, eccetera. Però si deve pensare che noi facciamo circa più di 1 milione di test al giorno. E da oggi c'è l'esercito che sta andando a testare casa per casa. Nel frattempo si è visto che però è più comunicabile della variante inglese, però non sembra che sia più diciamo, che causa morti o ospedalizzazioni. Per ora ha preso tutti quelli non vaccinati o con una vaccinazione sola. Quindi con due dosi si è comunque protetti, dottoressa, e con una dose che si rischia addirittura non essendo ancora stati vaccinati. Sì, è praticamente meno del 30-40% con una dose. E in ogni caso, con la seconda dose siamo molto più in alto. Ecco, no, per rassicurarci, in ogni caso chi prende il Covid pur con una dose di vaccino non lo prende in forme gravi, non finisce in ospedale. È così. Sono finiti in ospedale molto pochi, i morti sono pochissimi e chiaramente probabilmente non ci dicono chi sono, chi erano, però... Scusi, ma io ho letto, dottoressa, persone molto fragili. I morti, lo vediamo, sono 6 persone, quindi davvero molto pochi, fortunatamente. Dottoressa, ma il governo sta pensando di cambiare qualcosa nelle indicazioni? Perché diciamo che a giorni doveva diventare tutto libero in Inghilterra. C'è qualche marcia indietro, qualche freno tirato a questo punto? Per ora abbiamo aumentato in una maniera incredibile le vaccinazioni. Abbiamo accorciato i tempi. Quindi adesso facciamo tutto a 4 settimane per appunto vaccinare la seconda dose. Allora, abbiamo fatto più del 50% della popolazione adulta alla la seconda dose. Allora, guardi, dottoressa, ci aggiorniamo presto. La richiamerò la settimana prossima, che penso che capire quello che accade a Londra, insomma in Inghilterra, è interessante. Credo che quello che lei ha appena detto è musica per le orecchie del professor Zangrillo, perché appunto accelerare le vaccinazioni e quindi non tirare il freno, ma anzi andare avanti su quello che serve per convivere col virus, quella frase che Zangrillo disse ante litteram, diciamo che secondo me è una cosa su cui fare una riflessione con lui stamattina è molto importante. Professor Zangrillo, prima cosa